Ciao Padre Riccardo dalla Cappella Universitaria, anche oggi l'ennesimo incontro con il nostro caro amico Salvo. Ciao Ciao Salvo, Padre Riccardo. perché siamo qui? Ecco, il maglione di Salvo, ce lo dice già. Violetto, commento di avvento. Salvo, a te la Grazie parola. Padre Riccardo. Sì, la differenza è che non sarò io a celebrare domenica, quindi non metterò io la casua. Allora, il commento di questa settimana è appunto il commento al Vangelo di Giovanni, che domenica leggeremo, terza domenica di Avvento, ci stiamo avvicinando appunto al Natale. Ed è molto importante, ecco, lanciarvi un'immagine. Ecco, immaginate un cieco che appunto sa che davanti a lui c'è un sole perché percepisce anche una giornata bella, però non riesce a vedere appunto questo sole, ma il sole significa che comunque c'è. Questa essenza del sole che il cieco non riesce a vedere è un po' anche quello che rappresenta la nostra vita, che nelle difficoltà ci addentriamo alle volte nel buio. E allora ecco lo scopo del Natale. Lo scopo del Natale è Dio che manda questa luce, una luce vera, una luce che illumina ogni uomo. Però prima di fare questo, Dio ha voluto mandare davanti a lui qualcun altro. E qualcun altro in questo Vangelo appunto è Giovanni, Giovanni Battista. Giovanni, che già abbiamo visto la scorsa settimana, è un po' strano perché predica qualcosa di diverso rispetto al tradizionale. E proprio per questo i farisei decidono di interrogarlo, dire: ma tu chi sei? Come dire un po' a Palermo, ma tu chi rappresenti? Ma chi ti credi di essere? Ma chi sei? Questa domanda che fai, questo tipo di battesimo, questa novità. E Giovanni qui mostra tutta la sua umiltà, perché Giovanni, in quella domanda, tu chi sei? Non dirà nient'altro che sono voce di uno che grida nel deserto. Mi piace tanto che vedere questa risposta come la risposta della vocazione, era la vocazione di Giovanni Battista. Tu chi sei? È un po' la domanda che ognuno di noi dovrebbe pensare, dovrebbe riflettere su questa domanda: ma io chi sono? E corrisponde proprio alla vocazione di ogni uomo. Giovanni Battista, la risposta alla domanda tu chi sei, risponde nella sua vocazione. Lui era chiamato ad annunciare il Vangelo, ad annunciare Cristo, a preparare questa strada, preparare una strada di salvezza. E si racchiude tutta l'umiltà di Giovanni Battista, perché loro gli domandano: ma sei il Cristo? Non sono il Cristo, tu sei Elia? Non sono Elia. Sei un profeta? Non sono un profeta. Eppure Giovanni Battista poteva benissimo dire: io sono un profeta, oppure sì, sono Elia. Sì, sono il Cristo, ma non lo fa perché sa che non lo è. E tante volte quindi c'è mancanza di umiltà in noi nel non riconoscerci quello che siamo realmente pensando di voler essere altro. Ed è un po' la superbia dei farisei. I farisei che c'è una frase molto bella nel Vangelo che dice appunto Giovanni Battista rispondendo a loro: in mezzo a voi sta uno di voi, cioè sta uno che non conoscete. In mezzo a voi c'è uno che non conoscete. Cioè sta rispondendo ai farisei, dire: vedete che c'è Cristo, ma voi non lo riconoscete, proprio perché c'è questa superbia, questa domanda dei farisei che non vuole incontrare Cristo, ma vuole semplicemente soddisfare delle domande. Ed ecco perché l'avvento è importante. Cosa ci porta questo? A vivere il nostro rapporto con Dio. O secondo la fede o secondo la religione, invece c'è questa differenza, perché secondo la fede c'è la fede di Giovanni Battista, nell'umiltà sa riconoscere chi è, sa riconoscere il suo posto e dire: sono voce di uno che grida nel deserto, cioè sono una persona che vuole servirsi della parola di Dio proprio per annunciarla agli altri, perché sono strumento. E poi sa che non basta che tu fai tanti riti per acquisire l'amore di Dio, sa che Dio lo ama, Giovanni Battista. Poi c'è la religione, che è un po' quella dei scribi, dei farisei. La religione dove tu sei portato a mandare avanti delle attività, dei riti, dei sacrifici per avere con te appunto un riscontro da Dio. Quindi io sono amato nel momento in cui faccio qualcosa. Ecco, la novità del Natale è questa: Dio ti ama così come sei e Dio non vuole che tu fai chissà che cosa, ma che ti metti semplicemente in una disposizione di ascolto, quel senso di umiltà che apparteneva a Giovanni Battista, come diceva Gesù Cristo di Giovanni Battista, uno che è più grande dei profeti, proprio per questo. Quindi anche questa settimana,
auguro a tutti, e a me compreso, di poter vivere nella semplicità, nell'umiltà, per fare spazio a questa voce che è il verbo di Dio, che si farà carne nella notte di Natale e si farà carne, esperienza nella nostra vita. Grazie Salvo. Grazie. Ecco, apriamo il nostro cuore alla voce di Cristo nel nostro cuore. Grazie, alla prossima settimana. Un abbraccio. Ciao Ciao a Salvo. tutti. Come sempre, grazie Agata per la regia. Ciao Alberto. Ciao.